Ecco, possiamo iniziare ad accomodarci, se volete, come consiglio, più vicini, meno lontani possibili, perché è sostanzialmente uno spettacolo teatrale, per cui vale la pena di viverlo con il rapporto diretto, di vicinanza, con gli attori, seppur non professionisti. Allora, aspettiamo gli ultimi che entrano. E Martina, chiudiamo le porte, direi, se c'è qualcuno fuori lo facciamo entrare, iniziamo subito. Siamo in perfetto orario, 19.45. Allora, io dirò proprio due cose di introduzione, anche perché oggi troppo sono stato su questo palco, però insomma, mi sembra giusto innanzitutto ringraziare, chiamiamola compagnia, insomma le persone che si sono dedicate con grande passione a questa rappresentazione, in particolare l'avvocato Chiara Padovani, che ha fatto, sul programma c'è scritto mise en scène, ma ha costruito una vera e propria sceneggiatura, a alcuni dei miei ex studenti, ormai laureati, che diciamo faranno delle parti processuali importanti, gli attori principali, quindi ovviamente Vittorio Manes, ordinario di diritto penale, come tutti sappiamo, a Bologna, che farà la difesa, Gaetano Carlizzi, giudice militare che farà, si cimenterà nell'accusa, ma siamo certi che sarà bravissimo anche in questo ruolo, essendo un grande oratore. Ovviamente la consigliera Elisabetta Rosi della Cassazione, che presiederà il collegio militare, e ovviamente Gian Pietro Lago, che già oggi ha fatto da relatore, che oggi si presta anche questa sera a fare il perito. E Federica, Francesco, Biagio e gli altri miei ex studenti poi verranno presentati dopo, li vedete già sul palco. Due parole solo per introdurre il perché della scelta quasi intuitiva del processo Dreyfus per questa prima edizione del Festival Giustizia Penale dedicato all'errore giudiziario. È evidente che è uno degli errori giudiziari più famosi della storia, ma non è solo questa la ragione, perché abbiamo visto cause di errore giudiziario oggi dovute a varie ragioni, ma ci mancava, per così dire, l'errore giudiziario derivato dalla persecuzione. Persecuzione voluta sotto la forma rassicurante familiare del diritto, un po' un paradigma anche in questo senso il processo Dreyfus, con la scelta di una vittima designata, come era in questo caso il capitano Dreyfus, ebreo, ufficiale dell'esercito, che diviene oggetto di un meccanismo di selezione della vittima, come vedremo. È un processo, per collegarci ad altri temi del nostro festival, che segna l'inizio del processo penale, per così dire, mediatico, perché come sappiamo all'inizio era un processo segreto di cui sapeva poco, ed è stata proprio la stampa a costringere lo Stato Maggiore ad attivare l'accusa, e sarà poi la stampa a determinare molti passaggi in senso positivo successivi. È un processo che segna anche la nascita del cosiddetto intellettuale engagé, Zola, che vi anticipo sarà presente sotto forma femminile, personificazione della ragione in questa rappresentazione. È un processo, sempre per collegarci ai temi di questi giorni, che vede anche la nascita della scienza forense, perché in questo processo si cimentarono, come verrà descritto dalla voce narrante, moltissimi scienziati dell'epoca, da Bertillon a Poincaré, e potrei citarne tutti. E diciamo, dovete seguire con grande attenzione questa costruzione che è stata posta in essere dall'avvocato Padovani, perché si tratta di una riproduzione del processo di primo grado, processo che come sapete era stato fatto a porte chiuse e segreto, ma con degli inserti, degli artifici per così dire scenici, con dei personaggi che qua e là daranno uno spaccato di quello che succederà dopo, addirittura nella fase poi di revisione che vedrà la soluzione di Alfred Dreyfus. Dunque, non vorrei dire altro, lascio la parola a Chiara, che sarà un po' colei che ci condurrà lungo tutta la sceneggiatura di questo processo. Qui ci sono i tuoi appunti,
e te li lascio, questi invece sono i miei, li porto via, e Chiara, vieni, e grazie ancora per quello che hai fatto. Grazie a voi. Parigi, chiesa di San Clotilda, settembre 1894. Il luogotenente colonnello Hubert Joseph Henry, vice capo del controspionaggio francese, si incontra con Madame Marie Bastien, cameriera all'ambasciata tedesca di Maximilian Schwarzkoppen. Ha in realtà il compito di consegnare settimanalmente ai servizi segreti francesi i documenti ai quali riesce ad avere accesso. Quel giorno, tra gli scritti trafugati, Henri scopre un foglio anonimo manoscritto su un papier pelure. Entrerà nella storia come Bordereau. Il suo contenuto non lascia dubbi. La Francia ha un traditore. Il ministro della guerra Mercier, immediatamente avvisato, comprende che non sopravviverà ad uno scandalo. Occorre trovare a tutti i costi ed in fretta il colpevole. Radunati i capi dei quattro uffici dello Stato Maggiore, si procede a confrontare la calligrafia contenuta nel bordereau con quella dei vari ufficiali di artiglieria, i soli che avrebbero potuto avere le informazioni inviate al nemico tedesco. Nessun risultato. È inaccettabile. La tensione investigativa si svolge allora verso gli ufficiali stagisti. Oh, tempo fa ha lavorato con noi un certo Dreyfus. Sotto pretesto di completare la sua istruzione personale, correva da un ufficio all'altro, chiedendo indicazioni a questi, facendosi spiegare delle cose da quell'altro, guardando da sopra le spalle dei suoi compagni per capire quello che scrivevano. C'è ben altro di serio. Mi ricordo che il Dreyfus ha avuto tra le mani numerose informazioni concernenti il piano di concentrazione, il cammino dei treni, le unità che devono trasportare, i punti di discesa sulle differenti basi, tutte informazioni contenute nel bordereau. Vi è più, parla perfettamente tedesco, è un israelita alsaziano. Egli è il traditore. Lo giuriamo. Non c'è tempo da perdere. Si compara nell'immediato un campione della scrittura di Dreyfus con quella del bordereau. Per l'ufficiale da Beauville e il tenente colonnello du Paty de Clam, incaricato delle indagini e grafologo amatoriale, l'infame scritto è opera dell'ebreo alsaziano. Al contrario, il professor Alfred Gobert, esperto della Banca di Francia, ritiene che il documento incriminato potrebbe essere stato scritto da una persona diversa da quella sospettata. Ma il 14 ottobre 1894 il ministro Mercier in persona firma l'ordine di arresto di Dreyfus. Trovato il colpevole, bisogna ora trovare prove solide. Armand Dupaty escogita allora uno stratagemma. Con una scusa convoca Dreyfus per l'indomani, ignaro delle indagini in corso. Il 15 ottobre giunsi al ministero in abiti civili, come mi era stato richiesto. Dupaty mi disse che si era ferito ad una mano. Portava un guanto di seta nera. Mi chiese di scrivere una lettera che doveva inviare al ministro. Iniziò a dettarmi le prime frasi di quello che solo successivamente conobbi come bordereau. Avevo freddo alle dita e faticavo a scrivere. Dunque, capitano, che avete? Attento, la cosa è grave. Mi scuso. Ho solo un po' di freddo alle dita, forse non mi sento molto bene. Ah! Vi sentite male dunque? Che peccato! Vi chiamo subito il medico. Ma non fu il medico ad entrare, bensì il capo della sicurezza pubblica e il comandante Henri, dei servizi segreti. In nome della legge siete in arresto, siete accusato di alto tradimento per aver venduto al nemico quei documenti che non avete osato scrivere sotto la mia dettatura. Ma è un'infamia, una follia! Io non ho tradito il mio paese. A quel punto Dupaty mi offrì sul tavolo la rivoltella. Mi disse: fate un favore alla Repubblica, all'arma e alla vostra famiglia. Salvate il vostro onore. Ricacciai con orrore quell'ignobile gesto. 10 minuti dopo mi ritrovai al carcere militare di Chermidy. 167. Questo è il numero che mi assegnarono. Il mio nome, il mio onore, annullati. Dreyfus non viene neppure rinchiuso nel raggio degli arrestati, ma in quello dei condannati definitivi,
la sua sorte già segnata. Dreyfus rientra in scena. Alle guardie è proibito rivolgersi a me. Passo i giorni senza scambiare una sola parola. La mia solitudine è così assoluta che spesso mi sembra di essere sepolto vivo. Solo il direttore del carcere, il maggiore Forzinetti, mostra un lembo di umanità. Vedo pena e sconcerto nei suoi occhi. Qui si sbaglia strada. Dreyfus non è colpevole, protesta Forzinetti allo Stato Maggiore. Descriverà nel suo rapporto dettagliatamente gli interrogatori diurni e notturni, le continue prove di scrittura alle quali Dupaty sottopose Dreyfus, allo scopo di ottenere una confessione al quale il giovane capitano non cessava di protestare. Cosa accadde a Forzinetti? Destituito dall'incarico. Sprofondo nella disperazione, sbatto la testa sui muri della cella. Il processo deve ancora iniziare, la stampa è già tutta contro di me. Hanno trovato la vittima ideale. Stampa. Arresto di un ufficiale israelita per altro tradimento. L'indegno ufficiale ebreo è il capitano Alfred Dreyfus. Bisogna non saper leggere nel cuore umano, essere vanitosi e imbecilli come il ministro della guerra per conservare a un tale posto un ebreo. Il caso Dreyfus dimostra come sia sempre l'ebreo a tradire la patria. In questo clima di odio, il 19 dicembre 1894, si celebra la prima delle quattro udienze del processo di primo grado, a porte chiuse. L'aula è allestita all'interno del carcere militare. Non esiste dunque una cronaca ufficiale del dibattimento, ma come ha scritto Bruno Revel, neanche le porte chiuse sono ermetiche. Qualcosa ne trapela sempre. Che entri il cancelliere del Consiglio di guerra. Che entri l'accusatore della Repubblica di Francia. Che entri il difensore dell'accusato. Tutti in piedi. Entra l'onorevole consiglio di guerra della Repubblica di Francia. Presiede Sua Eccellenza Emilien Morel. Che entri Émile Zola. Signor Presidente della Repubblica, dirò la verità, perché avevo promesso di dirla, nel caso che la giustizia non la facesse piena ed intera. Il mio dovere è di parlare, né io voglio essere complice. Le mie notti sarebbero turbate dallo spettro dell'innocente, il quale laggiù, fra le più spaventevoli torture, espia un reato che non ha commesso. Ed a voi, signor Presidente, a voi io griderò questa verità, con tutta la forza di ribellione di un onesto uomo. La verità, anzitutto, sul processo e sulla condanna di Dreyfus. Che l'accusato Alfred Dreyfus sia condotto al cospetto del Consiglio. La sua calma straordinaria sorprende. Scrive Bataille sulle Figaro. Ecco Dreyfus, 35 anni, ne dimostra almeno 50 il poveretto. Zigomi sporgenti, magro, piuttosto alto, occhialini sul naso camuso che da solo è un atto di nascita. Dio mi guardi dal giudicare un uomo in base ad una semplice impressione, però ho il diritto di dire che questa impressione non è favorevole. L'insieme della fisionomia esprime un non so che di circospetto e di ambiguo. Mi chiamo Alfred Dreyfus. Ho 35 anni,
capitano dello Stato Maggiore, una moglie, due figli. Sono ebreo alsaziano. Mi sono arruolato per patriottismo, certo di rivedere un giorno la bandiera della Francia sventolare nuovamente sull'Alsazia. Appartengo alla borghesia agiata, così come mia moglie. Laureato al Politecnico, il mio dossier militare personale è eccellente. Nessun movente possibile contro di me. Non l'amicizia verso il nemico tedesco, non il bisogno di denaro, non i costumi immorali. Nulla prova che abbia mai intrattenuto rapporti con l'ambasciata tedesca, né con Alessandro Panizzardi, addetto militare italiano a Parigi. Nulla di incriminante è stato trovato nella mia dimora durante la perquisizione. Neppure quella particolare tipologia di carta velina sulla quale è stato scritto il borderò. Non ho neppure mai partecipato alle grandi manovre citate nel documento. Si acquisiscono le deposizioni dei testimoni dell'accusa. Henri e Dupaty de Clame furono i principali accusatori di Dreyfus. Henri chiese addirittura di essere richiamato al banco dei testimoni a chiusura del dibattimento. Gli fu concesso, nonostante le proteste della difesa. Entri il testimone dell'accusa, Henri. Una persona rispettabile della quale non posso fare il nome, mi ha avvertito, sin dal marzo scorso, che un ufficiale della guerra tradiva. La stessa persona, in luglio, mi ha rivelato che il traditore apparteneva al secondo ufficio. E il traditore, eccolo, dinanzi a voi. Ma chi è quel chi è quel miserabile? Mettetemi a confronto con lui. Ma è la verità, lo giuro sul mio onore. Una verità che sguazzava nella vergogna. Dupaty, per contro, si basò sulle cosiddette prove psicologiche della colpevolezza dell'imputato. Entri il testimone dell'accusa, Dupaty de Clame. Interrogando l'accusato in carcere, ho atteso che avesse le gambe accavallate. Allora gli ho posto a bruciapelo una domanda che, se fosse stato colpevole, avrebbe dovuto suscitare in lui una grande emozione. E infatti, quando l'ho formulata, la gamba gli si è mossa di scatto. Dunque il sangue pulsava più forte. L'emozione tradiva la colpevolezza di Dreyfus. J'accusa il luogotenente colonnello Dupaty de Clame di essere stato l'artefice diabolico dell'errore giudiziario, inconsciamente voglio credere, e di avere poi difeso l'opera sua nefasta con le più losche macchinazioni. Si acquisisca il dossier consegnato al Consiglio di Guerra e al pubblico accusatore dal Ministero della Difesa, con richiesta di non esibirlo all'accusato e al suo difensore, perché il contenuto è coperto da segreto di Stato. J'accusa. Accuso finalmente il primo Consiglio di Guerra di aver violato il diritto, condannando un accusato sulla base di un documento rimasto segreto. E accuso il secondo Consiglio di Guerra di aver coperto questa illegalità, e ciò per ordine, commettendo anch'esso il crimine giuridico di assolvere scientemente un colpevole. E a tutt'oggi ignoto il contenuto preciso del segreto dossier del 1894. Secondo le fonti più attendibili, conteneva senz'altro la famosa lettera scritta da Panizzardi a Schwarzkoppen, nella quale si fa riferimento a «ce canaille de de», quel mascalzone di D. Si accerterà poi che l'iniziale D era stata sovrapposta alla lettera P. Le deposizioni dei testimoni della difesa. Tutti i testimoni della difesa concordano nel definire Alfred Dreyfus un uomo profondamente onesto, un ufficiale valoroso, un padre di famiglia esemplare. La loro deposizione viene fortemente limitata dal tribunale e trapela la notizia che, proprio in ragione delle continue obiezioni dell'avvocato Demange, il presidente lo minaccia più volte di farlo arrestare. Si acquisiscano le perizie grafologiche di Gobert, Bertillon, Charavet, Tessonnier e Pelletier.
Pensate che dal 1894 al 1906 circa 40 esperti furono coinvolti nell'affare. Il sistema di comparazione elaborato da Alphonse Bertillon fu determinante per la condanna di Dreyfus. Nel suo rapporto del 20 ottobre 1894 affermò che non sempre la scrittura corrispondeva a quella di Dreyfus, perché questi aveva introdotto elementi spuri, parassiti, al fine di discolparsi in caso di incriminazione. Nasce così la sua tesi della autofalsificazione, arricchita da diagrammi e calcoli di probabilità più che mai nebulosi. Gobert invece ritenne la scrittura di Dreyfus apparentemente non corrispondente. Charavé, archivista paleografo, dapprima dubitativo, sposò il metodo Bertillon. La scrittura era prevalentemente corrispondente. E per l'ingegnere Teissonnière, pienamente corrispondente. Infine, per Pelletier, redattore presso il Ministero delle Belle Arti, significativamente non corrispondente. Cosa da dire in proposito l'accusato? Signor Presidente, eccellentissimo consiglio, notte e giorno chiedo solo giustizia, giustizia. Ma siamo nel XIX secolo, siamo regrediti di centinaia di anni. Possibile che in un'epoca di illuminismo e verità l'innocenza non sia riconosciuta? Indagate più a fondo. Ricordate che Monsieur Gobert ha da subito escluso che il famigerato Bordereau fosse opera mia. Anche Pelletier l'ha escluso. Ricordate anche che il primo rapporto del perito Bertillon era dubitativo. Non chiedo favori, chiedo giustizia. È un diritto di ogni essere umano. Voi che siete in possesso di potenti mezzi di investigazione, facciatene uso per accertare la verità. Per voi è un sacro dovere di umanità e giustizia. Nessuna prova concreta è stata raccolta contro la mia persona. J'accuse. Gobert è stato malmenato militarmente perché si permetteva di non concludere nel senso desiderato. Non resta che il Bordereau, sul quale i periti non erano d'accordo. Introduciamo qui l'elemento istruttorio eccentrico rispetto al processo di primo grado, dando voce ad un consulente tecnico d'ufficio mai nominato dal Consiglio di guerra del 1894. Il perito colonnello Lago si avvicini al banco dei testimoni. Onorevole Consiglio, signor Presidente, sono stato incaricato di effettuare uno studio delle perizie, delle numerose perizie fatte in questo processo e in particolare di dedurre ciò che può essere dedotto sulla consulenza di Monsieur Bertillon. La vicenda è intricata, lo sappiamo, e sin dai primi due interventi, diciamo così, fra virgolette, tecnici di due ufficiali dello Stato Maggiore, Monsieur Paty de Clam e Monsieur de Beauville, su cui però sorvoliamo perché obiettivamente non possono esprimersi né da un punto di vista professionale né da un punto di vista di interesse, tant'è che il signor Paty de Clam è stato anche nel presente processo testimone d'accusa. Il primo lavoro effettuato da un soggetto tecnico è il lavoro di Monsieur Gobert e limitiamoci ai fatti. Lui osserva un primo fatto che è stato fonte di grandi equivoci. Effettivamente l'autografia del Bordereau è simile, ha delle similitudini a quella del signor Dreyfus. Questo è un fatto, non è discutibile, anche se poi verrà tirato in tante parti. Ci sono sicuramente delle uguaglianze, ma attenzione, ci sono, e Gobert lo afferma in maniera concisa ma precisa, ci sono delle diversità. E altro fatto assolutamente fondamentale su cui si è discusso molto è che la diagnosi del signor Gobert è che lo scritto è stato rapido e spontaneo. Signor Bertillon, sappiamo essere persona di grande autorevolezza, stimato professionista della
presso la prefettura di Parigi, ma non dobbiamo dimenticarlo, non è un grafologo, non è un esperto di grafologia. Lui stesso ebbe a scrivere che non credeva nella grafologia in passato e ovviamente non aveva alcuna esperienza nel campo. Quindi lui, non avendo un metodo, non potendo averlo, si è espresso sull'esame di caratteri intrinseci del bordereau. E attenzione, la sua iniziale diagnosi era certamente colpevolista, ma lasciava uno spazio, diciamo, di prudenza, di cautela. E riporto la sua prima conclusione. Quindi, se si scarta l'ipotesi di un documento falsificato con la più grande diligenza, appare manifesto per noi che è la stessa persona che ha scritto tutti i documenti di comparazione e quello incriminato. Quindi, se non altro, lascia uno spazio di incertezza, che appunto che è quello dell'ipotesi della falsificazione in sostanza. Quindi tale idea in linea generale appunto viene introdotto appunto solo in un secondo tempo questo termine del tutto nuovo e abbastanza particolare, che è appunto l'autofalsificazione. Quindi si sostiene che l'autore di un anonimo, appunto in linea generale, quindi non in riferimento a questo documento in questo momento, che l'autore di un anonimo scriva con la sua grafia, modificando però solo lievemente il suo grafismo con piccole artefazioni tipiche dello stratagemma imitativo, la finalità di tale agire sarebbe di poter sostenere, se sospettato, che si tratta non di autografia appunto, ma di un raffinato tentativo di imitazione. Per Bertillon la diagnosi conclusiva è tranchant, il bordereau è opera di Dreyfus che ha, con malevolo genio criminale, autofalsificato il manoscritto. Adesso il contrasto tra le valutazioni fino a quel punto prodotte, in particolare quella di Monsieur Gobert e quella di Monsieur Bertillon, sono tali per cui sono stati chiamati in causa altri tre esperti, sempre in questa prima fase. E quindi sono appunto Monsieur Pelletier, che è un professionista, quindi è solo il secondo professionista che entra in questa vicenda, che è un redattore del Ministero delle Belle Arti della Repubblica Francese, che si esprime con diciamo in maniera assolutamente coerente con Gobert, sostanzialmente sostenendo che ci sono molte uguaglianze sia nei caratteri generali che nei caratteri particolari, ma si rilevano anche delle diversità tali per cui deve essere diagnosticata sostanzialmente un'esclusione. Quindi la posizione di Pelletier è sostanzialmente esclude il coinvolgimento di Monsieur Dreyfus. Il Monsieur Charavet è invece, da un punto di vista del profilo professionale, sostanzialmente un commerciante di autografi, quindi non ha una formazione scientifica. La sua è una perizia che non è scientifica nel metodo. Lui produce un documento in cui sostanzialmente si fa una congettura investigativa a tutti gli effetti e dice il documento, per la sua stessa intrinseca natura, la necessità di segretezza, è per questa stessa ragione necessariamente dissimulato, per cui la sua conclusione è chiaramente una conclusione di grande debolezza logica, che le uguaglianze contano, e le diversità, che a quel punto potevano essere negate, sono lette solo e unicamente non da tenere conto, perché in quanto oggetto di falsificazione. Quindi la diagnosi finale del signor Charavet è appunto di attribuzione, quindi di colpevolezza del signor Dreyfus. E infine l'ultimo contributo è un'altra persona, anch'essa priva di formazione scientifica, non sono giudizi di valore, sono dati di fatto, e tantomeno esperta di perizie tecniche, era un artigiano in sostanza, un artigiano molto stimato e apprezzato, ma un artigiano, che un incisore in particolare. E anch'egli in sostanza si schiera con un approccio estremamente concentrato sui dettagli, senza fare delle considerazioni sostanzialmente sui tratti generali della scrittura, e diagnostica anche egli una
pressoché certo dal suo punto di vista attribuzione a, al signor Dreyfus del Bordello. Bene, a questo punto, fatta questa prima excursus dei lavori tecnici che sono stati fatti su questo documento, cerchiamo di entrare nel merito delle controdeduzioni alla perizia del signor Bertillon. Allora, io mi limiterei a osservare sostanzialmente tre elementi di grande forza dal punto di vista della falsificazione della tesi di Bertillon, che anticipo sin d'ora. Innanzitutto c'è un tema, diciamo così, che possiamo definire di ordine generale, cioè qualsiasi persona, diciamo, ragionevole comprende come la teoria dell'autofalsificazione mostri in radice proprio una clamorosa e insanabile debolezza proprio sul piano della verosimiglianza, non è credibile. Quindi l'autofalsificatore, riformuliamo, pur potendo e con relativa facilità sviare da sé i sospetti, secondo tale arzigogolata e contorta idea, creerebbe consapevolmente i presupposti per essere sospettato, per poi far trovare piccoli elementi grafici in esito alla scoperta dei quali verrebbe scagionato. A meno di presupporre che l'autore, l'autofalsificatore appunto, sia mitomane o folle, si tratta di una teoria semplicemente inverosimile e per nulla credibile. Bertillon, a quanto pare, non tenne conto di tutto ciò, trovò invece la scoperta, perché fu una sua creatura questa teoria, geniale, e se ne innamorò, e si potrebbe anche pensare a questo punto che questo errore potesse essere venale, perché pur essendo, sempre in ipotesi, il signor Dreyfus effettivamente l'autore, la teoria non avrebbe portato a danni nella sostanza. Ma esiste un secondo elemento che è di fatto affondato da qui in poi l'errore giudiziario anche dal punto di vista materiale nel suo complesso. Il Bordereau fu trattato proprio da Monsieur Bertillon e manipolato in mille modi, ingrandimenti, trattamenti, ricostruzioni, per cui l'oggetto su cui Bertillon stesso e anche altri periti hanno avuto modo di lavorare non era l'originale. Forse non è stato è corretto ricordare che fu ritrovato a pezzetti, strappato questo documento e poi ricostruito. Questa ricostruzione in sostanza non era fedele, per cui si era introdotto nel processo e quindi nelle perizie un documento che era significativamente diverso da quello che doveva essere. Ma l'argomento definitivo e tombale sulla vicenda, da un punto di vista tecnico, riguarda la logica. Assumiamo di accettare l'ipotesi di Bertillon, quindi l'autofalsificazione, per cui la grafia del Bordereau mostra somiglianze notevolissime con quella di Dreyfus, tanto da poterle addirittura ritenere coincidenti. Quindi dimentichiamoci un attimo del problema della poca credibilità della teoria, del problema della non autenticità del documento. Assumiamo di questa notevolissima similitudine, diamola per appurata. Bertillon aveva dimostrato la probabilità di certi effetti quel tipo di grafia sul Bordereau, che è un effetto dell'azione dell'autore, come conseguenza di certe cause, la grafia di Dreyfus più il processo di contraffazione. In sostanza, la diagnosi di Bertillon potrebbe anche essere condivisibile, se in risposta però ad un quesito, ben diverso da quello reale, del tipo: qualora il signor Dreyfus fosse autore autofalsificatore del manoscritto, gli effetti potrebbero essere il documento in analisi, il Bordereau appunto? Una domanda che potrebbe rivestire un certo interesse sul piano metodologico, ma non è quella posta dai giudici. Quello che bisognava e bisogna provare è un'altra cosa. Si deve ponderare la probabilità che Dreyfus fosse la causa di quella nota manoscritta intercettata. Occorreva dunque avvalorare l'ipotesi accusatoria, Dreyfus colpevole, data l'evidenza, il Bordereau. Quindi,
Diversamente ed erroneamente, Monsieur Bertillon, invece di calcolare la probabilità dell'ipotesi data l'evidenza, aveva calcolato la probabilità dell'evidenza data l'ipotesi, ovvero la probabilità di una cosa diversa da quello che stiamo cercando. Noi dobbiamo avvalorare l'ipotesi che il signor Dreyfus sia autore di quel documento. Quindi Bertillon è partito dall'ipotesi, come si trattasse di un assunto, di un assioma, ha dedotto invece di indurre, e questo è logicamente ed oggettivamente sbagliato. Facciamo un altro passo avanti nel ragionamento. Verificato l'errore metodologico, si sarebbe potuto trattare di una superficialità, di un appunto errore tutto sommato lieve, che comunque avrebbe anche potuto condurre ad una diagnosi non errata, secondo una strada non corretta, ma questo non significa automaticamente che la diagnosi sia errata. Il calcolo della probabilità sarebbe stato sbagliato, ma l'errore non avrebbe portato a conseguenze cruciali, ed il concetto generale, la colpevolezza del signor Dreyfus, sarebbe stato salvaguardato. Anche questo argomento, diciamo così, minore, non è sostenibile, signor Presidente, semplicemente per il calcolo della probabilità dell'ipotesi data l'evidenza non sarebbe stato possibile, e ciò per ragioni metodologiche forti. Secondo un ragionamento inferenziale corretto, il calcolo della probabilità dell'ipotesi data l'evidenza, nel nostro caso come in qualsiasi altro, avrebbe richiesto la conoscenza della probabilità a priori che Dreyfus avesse scritto il bordereau, dato che non è conoscibile, e tale probabilità è costituita unicamente da elementi morali che sfuggono in maniera assoluta al calcolo, e qui riporto letteralmente parole che uno scienziato enormemente autorevole ha potuto scrivere. Perché allora si darà acquisita in buona fede di tutti gli attori, questo lo diamo per acquisito, la posizione di Bertillon, nonostante criticità così pesanti, ha riscosso e riscuote un credito così diffuso? Le ragioni possono essere tante. Senza dubbio la sostanziale estraneità alle dinamiche del metodo e del pensiero scientifico, la permeabilità a pressioni extraprocessuali derivanti da un certo clima socio-politico, mediatico, la circostanza casuale della sussistenza di una certa concordanza tra la grafia di Dreyfus e quella del bordereau. Le scritture erano effettivamente simili e sono effettivamente simili. E poi, non ultimo, la performance in dibattimento, concedetemi questo termine, di Monsieur Bertillon, tanto brillante e strabiliante da divenire illusionistica e imporsi come convincente. Tutto ciò come steso una sorta di cortina fumogena sulla capacità di comprendere che poteva esserci qualcosa di fondamentalmente sbagliato nel ragionamento di Monsieur Bertillon. Invece di analizzare la forza inferenziale dell'argomentazione, Bertillon concludeva con un argomento dialettico implicito basato, in ultima analisi, sul principio di autorità, per cui la sua asserzione era vera in quanto egli era uno scienziato autorevole e gli scienziati autorevoli asseriscono il vero. Un ragionamento la cui inconsistenza appare palese, in cui non interviene per nulla l'unica cosa reale fisica che abbiamo, che è il documento, il dato tecnico, e che conduce ad una conclusione apodittica e, cosa che più conta, errata. Ora il punto di tutta la questione, e concludo, signor Presidente e onorevole Consiglio, il punto di tutta la questione è che in un argomento basato sul principio di autorità le premesse possono rivelarsi inopinatamente e tragicamente, in questo caso per il signor Dreyfus, false. Se con il senno di poi le premesse fossero state negate, non è sempre detto che gli scienziati, anche autorevoli, asseriscano il vero, come, anche questo non è assoluto e detto, che Dreyfus stesso sia uno scienziato. Se appunto con il senno di poi avessimo provato, si fosse provato a negare queste premesse,
sarebbe emersa con solare chiarezza la inconsistenza del ragionamento di Bertillon e la falsità della sua conclusione. Bertillon dunque, e anche qui riprendo le parole illuminanti di uno scienziato illustre, Bertillon dunque ha ragionato male su evidenze sbagliate. Che il perito si accomodi. Adesso la parola al pubblico ministero per la sua requisitoria. Signor Presidente, signori consiglieri, siete qui riuniti non per decidere un fatto comune, ma una vicenda che tocca l'identità della nostra nazione, anzi la sua stessa sopravvivenza. Se normalmente vi si chiede di tenere in debito conto gli interessi dell'imputato e i beni che si presume abbia aggredito, oggi siete addirittura chiamati a una scelta di campo. Qui a contrapporsi non sono semplicemente due versioni dell'affaire Dreyfus, l'accusatoria e la difensiva, ma due visioni della giustizia umana. Qui si impone una presa di posizione preliminare. La scelta tra l'ordine della ragione che i nostri migliori pensatori hanno posto a fondamento della grande Francia e il caos delle impressioni che sempre e dovunque ha generato sciagure. Siete dunque chiamati a scegliere se l'accertamento della gravissima accusa a carico dell'imputato debba avvenire attraverso l'esame placido e scrupoloso degli elementi di prova emersi nel processo, oppure sull'onda travolgente delle suggestioni fabbricate ad arte dai suoi sostenitori. Mettiamo brevemente a confronto i due modelli. Il giudice che si affida alla ragione controlla le ipotesi formulate dalle parti processuali, secondo regole universalmente valide. Egli muove dall'ipotesi di accusa, si chiede quali prove dovrebbero presentarsi e quali dovrebbero mancare se tale ipotesi fosse realmente fondata, ed esamina allo stesso modo le ipotesi alternative presentate dalla difesa. Così facendo, il giudice può realmente dire di aver accertato la verità, perché l'ipotesi che accoglie infine è l'unica giustificata da ragioni condivisibili da tutti. D'altro canto, il giudice che si abbandona alle impressioni non si concentra sui fatti di causa, ma sui suoi protagonisti, che osserva con lenti deformanti, quelli degli stereotipi proposti dalla parte retoricamente più abile. Egli non accerta la verità, perché la decisione finale dipende soltanto dai suoi pregiudizi personali, che come tali non meritano maggior credito dei pregiudizi altrui. Esaminiamo dunque l'ipotesi che vi propongo e gli elementi a suo corredo, chiarendo innanzitutto come è venuta alla luce. Come rappresentante della pubblica accusa, sono giunto alla convinzione che il capitano Dreyfus abbia proposto di fornire al nemico tedesco informazioni militari di estrema importanza. Egli ha inviato al colonnello Schwarzkoppen, addetto militare all'ambasciata tedesca di Parigi, una lettera in cui si offriva di vendere 5 documenti segreti relativi a specifici profili dell'organizzazione della nostra difesa. Poiché tali profili potevano essere conosciuti soltanto da un ufficiale di artiglieria dello Stato Maggiore, le indagini si sono subito concentrate su 5 stagisti. Individuata questa ristretta cerchia, si è proceduto alla selezione conclusiva. Dato che la proposta contenuta nella lettera incriminata era rivolta all'attaché tedesco, le origini dei 5 sospetti sono state passate al setaccio e si è scoperto che il capitano Dreyfus era l'unico che aveva un interesse a favorire il nemico, giacché nativo di quell'Alsazia che ci è stata sottratta dall'impero germanico 13 anni or sono. Operata questa reductio ad unum, l'ipotesi a carico di Dreyfus è stata consolidata con quel metodo rigoroso che sono certo guiderà anche la vostra decisione. Era chiaro innanzitutto che se si fosse riusciti a far scrivere all'imputato una lettera dello stesso tenore di quella incriminata, i due documenti sarebbero risultati uguali anche dal punto di vista grafico, ed è ciò che puntualmente è accaduto. Infatti, la lettera che il maggiore Dupaty dettò a Dreyfus nel proprio ufficio è stata considerata come segue dai vari esperti che l'hanno esaminata prima e durante il processo. Lo stesso maggiore Dupaty, il colonnello d'Abbeville, Monsieur Bertillon e Monsieur Tessonnier l'hanno ritenuta pienamente corrispondente alla lettera incriminata. Monsieur Charavet prevalentemente corrispondente. Monsieur Gobert apparentemente non corrispondente. Monsieur Pelletier significativamente non corrispondente. Si potrebbe obiettare che l'evidente eterogeneità di questo quadro valutativo dovrebbe indurre piuttosto a escludere che l'imputato sia l'autore della lettera incriminata, se non che per diverse ragioni non vi è dubbio che tale lettera sia stata scritta proprio da Dreyfus. In primo luogo vi è un dato quantitativo schiacciante: delle 6 stime grafologiche, ben 4 sono di piena corrispondenza,
mentre non me ne è alcuna di piena non corrispondenza. Un discorso a parte verrà svolto tra poco per la perizia del colonnello Lago, decisamente favorevole all'imputato, come abbiamo sentito. In secondo luogo, persino i due esperti che hanno rifiutato di attribuire con certezza a Dreyfus la lettera incriminata hanno espresso giudizi che non escludono la compatibilità tra quest'ultima e il saggio proveniente dall'imputato. Infatti, Gobert ha parlato di similitudini tanto nei caratteri generali che particolari, mentre Pelletier ha riconosciuto semplicemente che le diversità superavano le uguaglianze. Inoltre, delle quattro valutazioni a carico dell'imputato, due, quelle di Dupaty e di Daboville, sono state espresse da soggetti semplicemente appassionati di grafologia, mentre le altre due, quelle di Bertillon e di Tessonnier, provengono da soggetti che hanno consuetudini professionali con la materia. Bertillon, essendo l'autorevole direttore del laboratorio di identificazione criminale, Tessonnier un esperto incisore. In quarto luogo, la consulenza accusatoria di Bertillon è, tra le varie prodotte, quella che applica i criteri di identificazione più rigorosi. Egli infatti non si è limitato a richiamarsi al dato sempre in qualche misura opinabile della conformità delle occorrenze di uno stesso grafema nei due documenti in comparazione, ad esempio la conformità tra la lettera L così come scritta nel primo e nel secondo documento. Bertillon ha piuttosto seguito un procedimento articolato e collaudato per giustificare la tesi dell'autofalsificazione, secondo cui Dreyfus ha scritto sì la lettera incriminata, ma in modo tale da cercare di sviare da sé ogni sospetto al riguardo. Né tale giudizio può ritenersi sconfessato dalla perizia del colonnello Lago, che ha concluso per la non attribuibilità all'imputato della lettera incriminata. Egli, infatti, ricorre principalmente a un argomento, quello della impossibilità del calcolo delle probabilità delle ipotesi accusatorie, che non può essere eseguita perché renderebbe sempre impossibile la prova giudiziaria e con ciò il processo, sempre basati appunto su ragionamenti di tipo induttivo. Infine, pur riconoscendo che i consulenti a carico di Dreyfus non esercitano professionalmente l'analisi scientifica di manoscritti, bisogna ammettere che lo stesso vale per i tre esperti che hanno concluso a favore dell'imputato. Gobert, essendo un semplice perito della Banca di Francia, dunque esperto di banconote. Pelletier, un semplice redattore al Ministero delle Belle Arti, dunque esperto di dipinti. Charavet, un commerciante di autografi, dunque abituato a esaminare manoscritti più sulla base della propria esperienza pratica che di un'effettiva formazione scientifica. Gli esiti accusatori della comparazione grafologica tra la lettera incriminata e quella fatta scrivere a Dreyfus non solo si corroborano a vicenda, come abbiamo finora detto, ma trovano ulteriore conforto nelle restanti risultanze d'indagine. Anche queste ultime, infatti, corrispondono alle situazioni che ci si deve normalmente attendere nel caso in cui si commetta un fatto come quello attribuito a Dreyfus. In effetti, se un ufficiale dell'esercito mette in vendita al nemico informazioni segrete di cui non è in possesso, ma che può procurarsi per la sua vicinanza a chi le custodisce, è molto probabile che egli intensifichi i contatti con quest'ultimo, richiami per ciò stesso l'attenzione del controspionaggio e reagisca allarmato qualora sospetti di essere stato scoperto. Ebbene, tutti questi elementi, che costituiscono i tipici riscontri dell'ipotesi accusatoria che vi chiedo di accogliere, sono puntualmente emersi nel corso delle indagini. Infatti, in primis, diversi ufficiali dello Stato Maggiore hanno testimoniato di essere stati colpiti dal modo di fare sfuggente di Dreyfus e soprattutto dalla sua tendenza a curiosare in stanze diverse dalla propria e a trattenersi in ufficio fino a sera inoltrata. Chiari segni tutti questi del suo sforzo di procacciarsi le informazioni segrete annunciate nella lista incriminata. Ancora, il maggior Henri, che in quanto addetto al controspionaggio scoprita le lettere e collaborò alle indagini, ha giurato solennemente di aver ricevuto qualche mese addietro la notizia dell'attività spionistica di Dreyfus. E a nulla varrebbe obiettare che egli ha omesso di nominare la propria fonte, poiché il rifiuto è pienamente giustificato dalla delicatezza della rivelazione raccolta. In terzo luogo, in ben due documenti scoperti nelle more del presente processo, una lettera dell'addetto militare dell'ambasciata italiana al proprio omologo tedesco e una nota di quest'ultimo, si fa riferimento ad altre informazioni segrete ricevute da Dreyfus, in un caso addirittura definito canaglia, a conferma della sua spregiudicatezza. Infine, il maggiore Dupaty ha riferito che mentre stava scrivendo sotto sua dettatura il documento che poi sarebbe stato sottoposto a comparazione grafologica, Dreyfus improvvisamente prese a tremare. Reazione questa del tutto naturale in chi, risentendo le stesse parole che aveva usato nella lettera incriminata, capì di essere stato scoperto.
A fronte di questa mole di elementi che contribuiscono in maniera sinergica e schiacciante a confermare l'ipotesi di accusa, non solo non sono emersi elementi capaci di infirmarla, ma neppure è stata proposta una plausibile ricostruzione alternativa del caso in giudizio. Così, sotto il primo profilo, nessun valore scagionante hanno le consulenze favorevoli a Dreyfus, dato che esse, per quanto detto, non escludono recisamente la sua colpevolezza, ma anzi ne lasciano aperta la possibilità. Né dall'altro lato hanno valore scagionante le principali obiezioni della difesa, in particolare quelle secondo cui l'imputato, in quanto benestante, non avrebbe avuto bisogno di vendere segreti militari. Si è visto infatti che Dreyfus è di origini germaniche, sicché l'offerta fatta al nemico può spiegarsi plausibilmente col desiderio di favorire quell'impero tedesco che aveva conquistato la sua terra natia, dove peraltro risiedono tuttora alcuni suoi parenti. Questa corte deve infine confrontarsi con le possibili ricostruzioni alternative del caso in giudizio. Ebbene, nessuna di quelle formulate in via principale dai sostenitori dell'imputato merita di essere presa in seria considerazione. Non quella di una congiura ispirata all'antisemitismo che flagellerebbe il nostro paese, né quella della ricerca a tutti i costi di un capro espiatorio che plachi il revanchismo antitedesco del popolo francese. Nessuna delle due ipotesi è infatti suffragata da risultanze processuali concrete e sicure, ma solo da voci di corridoio presunte e da congetture semplicistiche. Entrambe risultano dunque frutto di quella logica impressionistica che, come detto sin dall'inizio, non può trovare spazio nelle aule di questa corte, ma tutt'al più nelle pagine di un romanzo di appendice. Mi avvio alle conclusioni. Signor Presidente, signori consiglieri, il nostro esame dei fatti di causa è giunto al termine. Il mio compito è stato quello di portare alla luce il metodo, cioè la retta via, che questa Corte già segue autonomamente quale garante di verità e giustizia. La condotta di spionaggio militare attribuita al capitano Dreyfus è stata provata in maniera inoppugnabile ed è di tale gravità da meritare il massimo della pena prevista in questi casi. Nell'interesse del nostro popolo vi chiedo pertanto di condannare l'imputato alla degradazione con infamia e alla deportazione perpetua ai lavori forzati. La parola al difensore per la sua arringa. Grazie Presidente, illustrissimo Presidente e illustrissimi componenti del Consiglio di Guerra e illustrissimi e attentissimi spettatori. Vedete, quando mi è stato chiesto di assumere la difesa di Alfred Dreyfus, nonostante la delicatezza del caso che avete sentito ricostruire qui con dovizia di particolari, ho accettato subito con entusiasmo, perché ho avuto subito il sentore che dietro questa ingiustizia si nasconda non solo un'ingiustizia patita da il singolo, da Alfred Dreyfus, ma una profonda e lacerante ferita alla stessa idea di giustizia. E proprio in quel contesto la nostra Francia, che dall'età dei lumi in poi sarà ricordata nell'Europa come la patria della legalità, la patria della préminence du droit, della preminenza del diritto. Ed ho accettato quindi convintamente, perché un avvocato, ancor prima di difendere cause o persone, prima e più in alto, ha il compito di difendere il diritto. Quindi sono qui per una causa che ritengo molto nobile e perché l'offesa che ha colpito, l'imputazione che ha colpito Dreyfus non ha offeso solo un innocente, ma ha offeso il diritto come sistema di ragione e la giustizia come patria ideale nella quale noi tutti vorremmo sentirci cittadini. Vedete, non capita spesso di avere la ventura di dover difendere un innocente da un'ingiustizia così palese, ma quando capita in fondo riscopriamo anche il valore della nostra toga, che non serve questo cencio nero, come dirà un grande giurista del XX secolo italiano, Piero Caramandrè, non serve solo per asciugare qualche lacrima o per risollevare qualche volto, persona ingiustamente oppressa, ma serve soprattutto per ravvivare nei cuori umani la fede nella vincente giustizia, senza la quale, dirà Calamandrei, la vita non è degna di essere vissuta. E quindi è con questo intimo ma fermo convincimento che
Vi dimostrerò come dietro questa imputazione, che pure è stata dettagliatamente spiegata, argomentata dal pubblico ministero, si annida non solo un clamoroso errore giudiziario, ma una delle più evidenti, eclatanti ingiustizie che la storia del diritto criminale ricorderà. Vedete, nel corso della storia ce ne sono state tantissime. Anzi, la storia della giustizia penale è un cimitero di ingiustizie, è la sedimentazione secolare di ingiustizie. Però in questo caso, devo dire, si tratta davvero di un errore singolarissimo, emblematico, esemplare in tutta la sua nefandezza, perché si è trattato di un errore forse generato da colpa, voglio credere nella buona fede di chi ha scoperto il famigerato bordereau, questa lettera di Vergata su un papier pelure, su un pezzo di carta anonimo, non griffato, tornerò sul punto, voglio credere che ingenuamente lo si sia attribuito a Dreyfus, ma poi per coprire quella colpa iniziale si è architettata una mefistofelica ricostruzione volta appunto a censurare o a evitare che si scoprisse quell'errore originario. L'errore originario ha partorito un perseverare diabolicum, purtroppo capita spesso, molto spesso, nei tribunali, ed è accaduto al povero capitano Dreyfus. Per comprendere la cui drammatica vicenda, però, è opportuno fare un passo indietro ed allargare lo spettro di inquadramento della vicenda, che non rimanda al giorno in cui è stato scoperto casualmente il bordereau, ma rimanda a qualche decennio prima, al 1871, quando la Francia perde drammaticamente un conflitto militare molto costoso, sanguinoso, con l'impero tedesco, e perde l'Alsazia e la Lorena. Si tratta di una sconfitta militare e politica, nella geopolitica dei nostri tempi estremamente importante, che susciterà un enorme dibattito, perché l'Alsazia e la Lorena erano sentite molto vicine dal popolo francese. Di qui la necessità di trovare un alibi e di qui la necessità di trovare, di rintracciare un capro espiatorio per questo clamoroso insuccesso politico e militare. E allora cosa meglio della prova di un alto tradimento da parte di un militare di alto grado? Cosa meglio della prova di un'intelligenza con il nemico da parte di uno dei vertici militari, che addirittura a cui poter attribuire, imputare la vendita, il mercimonio di segreti militari, i 5 segreti sintetizzati nel bordereau, all'esercito tedesco. Cosa meglio della prova di un'attività di spionaggio militare che in qualche modo aveva indebolito l'esercito francese? E quindi, trovata la lista di queste informazioni segrete vendute all'odiato, odioso nemico tedesco, era necessario identificare un colpevole, e la storia insegna che i colpevoli è meglio sceglierli che trovarli. E allora si è cercato di individuare il colpevole e si è trovato effettivamente il colpevole ideale in un alto militare dell'esercito, un capitano alsaziano e di origine ebraica, un capitano alsaziano, cioè proveniente proprio da una di quelle due regioni che era stata conquistata dall'esercito tedesco. Il principale prezzo pagato dalla Francia contro l'impero di Bismarck è un capitano ebraico, un ingrediente fondamentale per soddisfare l'antisemitismo strisciante e crescente nella nostra Francia degli ultimi anni, lacerata dal contrasto tra i repubblicani e i monarchici e però contaminata da un crescente odio razziale. Il pregiudizio dell'etnia, ce lo insegnerà la storia, ha poi offerto il combustibile ideale per incendiare le braci del sospetto, e su queste basi
è montata poi la cassa di risonanza mediatica, che ha fatto poi il resto a suggello di una chiusura veloce e frugale di questa pratica. E per inciso vi dico che su questo bisognerà riflettere molto, perché nell'attuale Francia ci sono pochi giornali sparuti, letti da un'elite, ma verrà un tempo in cui ci sarà internet, ci saranno i social network, ci sarà Facebook, ci sarà Twitter. E molto della giustizia penale sarà appaltato al sano sentimento dei social. Esattamente come accaduto a Dreyfus, il primo effetto della mediatizzazione esplosiva della sua vicenda processuale è stato che si è immediatamente creato e diffuso a macchia d'olio un partito di colpevolisti tanto solerti e determinati da non ritenerlo degno neanche di un processo. Ecco, vedete, ho voluto indugiare su questa premessa, mi perdoni il collegio presidente, non per improntitudine, do le spalle, ma solo per guardare il pubblico. Ma già da questo primo sintetico quadro si intravedono i segni di una lacerante ingiustizia, di un processo profondamente iniquo, di un processo apparente, di un simulacro di processo. Chiamiamo le cose con il proprio nome. E le tracce di questa gravissima macchinazione ordita nei confronti del povero Dreyfus, del mio assistito. Perché è un processo che ha preso le mosse da un sospetto, neanche da un indizio, da qualcosa di meno. La paternità del bordereau, quella di cui ci ha riferito adesso nella rinnovazione dell'istruttorio il perito, con tutte le incertezze di attribuzione che sono emerse, sono state ricordate in questo baccanale di opinioni di periti contrastanti o soi-disant periti, perché taluni erano semplicemente esperti amatoriali della domenica di una scienza, la grafologia, che ancora nel XXI secolo sarà confutata nei suoi presupposti epistemologici. Questo sospetto si è poi fatto indizio sulla base di una serie di riscontri ancor più fragili, la cui evocazione, diciamolo con franchezza, ci riporta indietro di diversi secoli. Le voci del popolo le abbiamo sentite qui da alcuni ufficiali che sono venuti a dirci: tempo fa lavorava qui un certo Dreyfus, si dava un grande affare, correva da un ufficio all'altro chiedendo indicazioni a questi, facendosi spiegare delle cose da quell'altro, guardando di sopra le spalle come per carpire informazioni. Voci di popolo, voci di corridoio, chiacchiericci di corridoio, rumors, pettegolezzi, gossip. Questi sono stati i riscontri alla imputazione elevata a carico di Dreyfus, esattamente quanto accadeva nei processi contro le streghe, dove i primi riscontri dai quali muoveva poi un'imputazione per il gravissimo reato di stregoneria erano assunti acquisendo un qualche rumor o una fama o un notorious. E di lì si apriva poi la strada per il processo e per il rogo. Quindi un processo che sulla base di questi fragilissimi indizi grafologici è stato veicolato e portato avanti da un'accusa inventata ed è stato poi incapsulato, primo elemento, presidente, che devo evidenziare alla vostra valutazione, da un'accusa segreta. Ma questo dossier segreto che ha incorporato l'accusa a Dreyfus è un dossier segreto di cui solo lo straordinario coraggio di quel intellettuale altissimo che fu, che è stato e che è Émile Zola dimostrerà essere falso. L'accusa veicolata da un dossier segreto integra una violazione straordinaria, primordiale, delle garanzie processuali. Ce lo ha detto poco più di un secolo fa Beccaria, quando ha elevato un'invettiva contro le accuse segrete, ricordando con enfasi appena trattenuta: chi può mai difendersi dalla calunnia quando ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il segreto? Qual sorta di governo, ha detto Beccaria, alla metà del XVIII secolo, è mai quella ove chi regge sospetta di ogni suo suddito,
considerandolo un nemico ed è costretto per il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno. Sembra quasi che Beccaria abbia scritto queste parole pensando, preconizzando la vicenda di Alfred Dreyfus. Ma qui non c'è stata solo un'accusa segreta, chiusa nel dossier militare. C'è stato un intero processo che si sta svolgendo segretamente, perché il processo che si sta svolgendo qui in quest'aula in 4 giorni, in modo fast and frugal, è a porte chiuse. E verrà un tempo in cui una corte dei diritti in questa nostra tribolata Europa riconoscerà, affermerà con forza che non si possono fare processi a porte chiuse. Si dimostrerà riottosa against the administration of justice in secret. Ecco, quindi sin dall'inizio questo processo è stato condotto senza equità e senza alcun rispetto delle garanzie difensive. Lo stesso Dreyfus, ci è stato ricordato prima, è stato quasi costretto a confessare, ad una sorta di confessione estorta mediante l'inganno, dimenticando quel diritto, quell'ulteriore corollario del diritto di difesa che è il nemo tenetur se ipsum accusare, e il diritto al silenzio. Gli è stata estorta da questo autentico Torquemada che è du petit déclam, una sorta di confessione sottoponendogli una scrittura da appunto vergare di pugno come scrittura comparativa. Insomma, sin dall'inizio sono state costruite presunzioni, sono state cercati, costruiti presunti indizi, sono state artefatte prove, manipolandole in modo da costruire su Dreyfus una presunzione di colpevolezza. E questo costrutto così debole, così fragile, così malfermo è stato poi corroborato attraverso una serie di riscontri altrettanto malfermi, incerti. Pensate alla testimonianza del relato. Prima abbiamo sentito evocare Henri, uno dei principali testi contro Alfred Dreyfus, dire che lui aveva appreso da una persona molto autorevole, il cui nome non può rivelare, di aver saputo che un bordereau era stato scritto e che il responsabile di questa, la paternità, doveva essere attribuita a Dreyfus. Ma le testimonianze del relato hanno uno spazio estremamente, cioè le testimonianze che riportano fatti da altri, sui quali solo altri sono stati testimoni diretti, hanno uno spazio limitatissimo nel processo penale e comunque possono averlo se e solo se si dà una possibilità di controesaminare il testo, il test nel contraddittorio delle parti. E qui invece no, semplicemente Henri si è limitato a dire lo dico io, come dirà Farouk, parola di re, non si avrà spazio ad altro. Dunque il processo a questa difesa appare costruito davvero sulla base di una incredibile serie di macro violazioni. Ed è una vicenda davvero che ricorda il tempo dell'Inquisizione, della Santa Inquisizione, il tempo di Torquemada, come se non ci fossero stati Beccaria, Verri, Feuerbach, von Spee, il nostro Carrara, come se tutto questo, come se l'età dei lumi non ci fosse stata, come se non ci fosse stata quella rivoluzione che ha sovvertito l'ancien régime. Se poi ripercorriamo i reperti, ciò che resta da questa istruttoria, gli esiti che essa ha dato in termini di prova, ci troviamo di fronte ad una spaventosa rarefazione di contenuti. A me sembra davvero che dopo questa lunga istruttoria gli esiti processuali siano solidi quanto un castello di carte. E le prove o gli elementi di prova che si sono voluti costruire sono tanto sicuri quanto un ponte di corda sospeso nel vuoto. Ma andiamo con ordine. La colpa di Dreyfus sarebbe dimostrata dalla paternità di questo bordereau, di questo scritto. Si tratta però di uno scritto anonimo che è stato ricondotto sulla base di interpretazioni grafologiche ad una grafia attribuibile al capitano. Attenzione, quello scritto non riportava nessun simbolo o segno ufficiale, non un monogramma, non un timbro, non neanche il sigillo di Ceralacca che pur
in quel periodo, poco prima, veniva utilizzato per sigillare le lettere de cachet e per dargli una paternità ufficiale. Era uno scritto anonimo, gravato su un papier pelure, filigrané e quadrillé, su cui appunto è stata scritta o rintracciata la grafia che si è creduto di attribuire a Dreyfus. Ecco, qui sarebbero decisive, lo riconosco, certo, le perizie grafologiche. Alcuni esperti hanno detto che c'è una grafia che può essere attribuita a Dreyfus, l'hanno detto il maggiore du Petit Declam all'inizio, lo ha detto ancora il colonnello d'Aboville. Poi Gobert e Bertignon, è stato ricordato anche nella requisitoria del pubblico ministero. Poi, in un quadro sempre più nebuloso però e incerto, sono stati ingaggiati altri periti. Alla fine dei processi saranno 40. E però rispetto ad alcune tesi che riconoscono la grafia di Dreyfus, altri, come per esempio Gobert, stimato e affidabile perito della Banca di Francia, o Pelletier, hanno escluso la riconducibilità alla grafia di Dreyfus. Gobert dice: il Bordereau sembra essere di persona diversa da quella sospettata. Insomma, un guazzabuglio di opinioni, un baccanale di opinioni dal quale francamente è difficile elevare un elemento che abbia le dignità anche solo del sospetto. Io spenderò davvero pochissime parole sulla curiosa, ma forse bisognerebbe dire bizzarra, tesi di Bertillon, quando addirittura, non so se per narcisismo scientifico o per follia, consentitemi, arriva a sostenere che in realtà la grafia non è esattamente riconducibile a Dreyfus, perché lui stesso in modo preordinato, artatamente, avrebbe alterato la propria grafia nel sospetto, nel dubbio, nell'ipotesi in cui fosse scoperto. Beh, un genio del male Dreyfus sarebbe stato, pari solo al genio della follia di chi partorisce una simile idea. Ma in ogni caso evidenzio solo questo, che delle valutazioni peritali le conclusioni sono le seguenti. Alcune hanno ritenuto la scrittura di Dreyfus apparentemente non corrispondente, altre prevalentemente corrispondente, altre pienamente corrispondente, altre significativamente non corrispondente. E beh, come si fa a considerare validi elementi di prova risultati peritali che oscillano tra l'apparentemente corrispondente, il prevalentemente corrispondente, il pienamente corrispondente o il significativamente non corrispondente? Come si fa a trarre da tutto questo una prova della colpevolezza al di là di ogni dubbio ragionevole? Dovremmo concludere, signor Presidente, che Alfred Dreyfus è apparentemente colpevole, o è prevalentemente colpevole, o è pienamente colpevole, o è significativamente non colpevole. Ecco, non possiamo accettare un processo basato su una simile pochezza di risultati. A me sembra che le perizie grafologiche siano davvero, in questo processo, dimostrino una solidità paragonabile al presagio di una chiromante o forse al responso di un oracolo, e tutto è agganciato a questo primo indizio. E ancora Beccaria ci ha spiegato quanto fragile è un processo penale quando tutti i costrutti probatori sono agganciati ad un unico iniziale indizio. Ci dice ancora Beccaria, quando parla della forza degli indizi di un reato, quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto. Perché i casi che farebbero mancare le prove antecedenti fanno mancare le prove susseguenti. È molto semplice e ce l'ha raccontato in maniera icastica uno straordinario pittore fiammingo, Bruegel, quando ha messo su tela la parabola dei ciechi. C'è una fila di ciechi che sta percorrendo la riva sul greto di un fiume. Il primo cieco casca e tutti poi cascano dietro di lui, al quale erano aggrappati.
E qui tutto è fondato su presunzioni, su quasi prove, su semiprove, quasi che un uomo possa essere acquitté à moitié o condamné à moitié, semi innocente o semi colpevole. E oltre queste presunzioni, e mi avvio a concludere, si è dovuti persino ricorrere alle cosiddette prove psicologiche, lo abbiamo sentito appena adesso dal pubblico ministero. Si è dovuto ricorrere a una prova derivata da una reazione istintiva di Dreyfus quando gli è stato chiesto di riscrivere il testo del Bordereau. Gli tremava la mano, dice Du Petit Declam. Quindi prova evidente di colpevolezza. E poi ha accavallato la gamba, altra prova evidente psicologica. Ma su via, signori, nessun giurista serio consentirebbe di considerare simili prove, se non nell'universo magico del prediritto. E allora affidiamo la decisione di questo processo alle oldarie, affidiamolo al judicium feretri, come nel Medioevo, al giudizio dell'acqua. Perché non è stato affidato questo giudizio a un aruspice che interpreta il volo degli uccelli? Ecco, noi siamo veramente convinti, e concludo, che Alfred Dreyfus sia innocente. Quindi io chiedo a questa corte di riconoscere l'innocenza del capitano Dreyfus e di restituirgli l'onore militare e civile, ordinando a tal fine la pubblicazione della sentenza in tutti i giornali di Francia, specie in quelli che ne hanno infangato l'onore, e che sia finalmente posto fine al tormento inflitto ingiustamente ad un uomo per bene, a cui però, sappiatelo tutti, nessuno potrà restituire la dignità violata da questa pubblica gogna, nessuno potrà mai restituire le ore di sonno sottratte nel tormento della veglia di un innocente prostrato da accuse ingiuste, nessuno potrà restituire mai la porzione di vita violentata da questo processo ingiusto, da questo assurdo, lunghissimo tormento processuale. E occorrerà anche ricordare, purtroppo, che anche il tribunale talvolta può essere un luogo di crimini e che anche la sede della giustizia può essere, purtroppo, il luogo dell'impostura. Tutti in piedi, il Consiglio si ritira per la decisione. La sentenza del 1894 condanna Dreyfus alla pubblica degradazione e alla deportazione sull'isola del diavolo, ridotta poi a 10 anni dalla decisione di Rennes del 1899. Anziché punire perché si è appurata la colpevolezza, si dichiara la colpevolezza perché si è punito. L'ordine della coesistenza è così rovesciato. Ma quando tutto sembra perduto, perché gli stessi giudici si sono fatti partecipi della persecuzione e con soli 3 minuti di camera di consiglio assolvono il vero colpevole del Bordereau, il maggiore Fernand Estarrazy, anche quando il maggiore Picard, che lo scopre e che si svela il sistema demistificatorio interno alle istituzioni, viene allontanato sino ai confini della Tunisia, anche quando l'avvocato Labori, difensore di Dreyfus, è ferito da 3 colpi di pistola proprio di fronte al tribunale, beh, non per questo è detta l'ultima parola. E l'ultima parola tocca all'intellettuale, per dirla con Vincenzo Vitale, tocca ad Émile Zola e al suo atto di accusa. Ecco dunque, signor Presidente della Repubblica, l'affare Estarrazy, un colpevole che si vuole rendere innocente. Noi abbiamo visto condurre un'inchiesta scellerata, donde i colpevoli escono trasfigurati e gli onesti infamati. Hanno pronunziato una sentenza iniqua che peserà eternamente sui nostri consigli di guerra e che metterà sempre in sospetto i loro giudicati. Dreyfus non può essere riconosciuto innocente senza che diventi colpevole tutto lo Stato Maggiore. Formulando queste accuse, io so bene che incorro negli articoli della legge sulla stampa che puniscono i delitti di diffamazione e mi espongo volontariamente. Osate dunque tradurmi in conte d'assise e che l'inchiesta abbia luogo alla luce del sole? Io aspetto.
Tutti in piedi. Il Consiglio di guerra ha deciso. Il Consiglio di guerra della Repubblica Francese, all'esito della Camera di Consiglio, ha emesso la sentenza della cui motivazione da contestuale lettura. Il Consiglio di guerra ha preso visione del corpo di reato dal quale emergerebbe l'esistenza di un traditore nelle fila dell'esercito francese. Si tratta del bordereau, scritto su particolare carta velina, contenente notizie militari, rinvenuto presso l'ambasciata tedesca da Madame Marie Bastien, agente sotto copertura dei servizi francesi di controspionaggio, e consegnato nel settembre del 1894 al vicecapo dei servizi segreti francesi. A seguito del dibattimento e sentite le conclusioni delle parti, il Consiglio di guerra illustra i motivi della propria decisione. In primis, deve essere dichiarata l'inutilizzabilità quale elemento di prova del dossier consegnato dal Ministero della Difesa con la richiesta che non fosse posto in visione alla difesa dell'imputato per essere il contenuto coperto da segreto di Stato. Questo Consiglio di guerra non lo ritiene attendibile e perciò esso non è rilevante quale documento legittimo ai fini della decisione. Infatti, tale dossier non si limita a fornire una rappresentazione scritta di fatti, rilevata da militari o persone identificate, ma contiene informazioni su voci correnti all'interno del corpo militare, quanto a fatti di cui è processo, ovvero sulla moralità dell'imputato, sulla sua origine dalle terre d'Alsazia e anche sul suo credo religioso. Molti dei contenuti riportati nel dossier risultano provenire da fonti anonime, perciò del tutto inutilizzabili. Va poi rilevato che la difesa dell'imputato non ha potuto esercitare un effettivo controllo sul contenuto del dossier in conseguenza della posizione del segreto di Stato, e ciò viola il principio del giusto processo per impedimento del diritto al contraddittorio sulla prova. Pertanto, questo collegio, nel dichiararne l'inutilizzabilità, dispone l'estromissione del dossier dal fascicolo del dibattimento. Al fine di verificare i contenuti dell'imputazione, questo Consiglio di guerra ha poi esaminato le altre prove prodotte dalla pubblica accusa, in particolare gli elaborati peritali, e ha considerato i contenuti di tutte le prove testimoniali e l'esito della perizia disposta qui d'ufficio. Per quanto attiene alle perizie calligrafiche, va precisato che il metodo scientifico accreditato a parere di questo consiglio è quello grafonomico, ossia quello che analizza la grafia non solo nel suo aspetto obiettivo, quale mera comparazione alfabetica tra le lettere singole, ma anche in relazione alla specialità della scrittura nel suo complesso, individuandone non solo difformità e somiglianze, ma soprattutto caratteristiche distintive, idonee a stabilirne la provenienza da un determinato individuo. Infatti, la scrittura di una persona è variabile anche nella redazione del medesimo manoscritto per ragioni attinenti allo stato soggettivo e in correlazione al contenuto dello scritto o addirittura al destinatario dello stesso. Le perizie acquisite presentano conclusioni diametralmente opposte. Le perizie di Bertillon, Charavet e Saunier hanno concluso per l'attribuibilità dello scritto anonimo all'accusato. Quelle di Gobert e Perletier hanno concluso in senso opposto. In particolare, la perizia di Bertillon
ha superato le diversità grafiche evidenti e visibili, ipotizzando un'autofalsificazione. La perizia d'ufficio del colonnello Lago, nel vagliare il metodo seguito da Bertillon, ha concluso per l'inaffidabilità dei risultati di tale perizia, per la mancanza di scientificità del procedimento seguito e per l'impossibilità di escludere con certezza manipolazioni delle tracce grafiche esaminate. Del resto, va ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte assegna alla perizia calligrafica, considerata la sua natura, valore meramente indiziario e non già valore di piena prova. Va rilevato da un lato che questo Consiglio di guerra, in nome del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, non si può neppure autoproclamare peritus peritorum e non può procedere a un esame diretto della grafia del bordereau al fine di valutarne l'eventuale riconducibilità Dreyfus, ponendola a raffronto con scritture certamente riferibili alla sua mano. D'altro lato, questo Consiglio, che pure ha ritenuto necessario disporre una ulteriore analisi tecnico-scientifica del bordereau, ritiene di non dovere recepire acriticamente i risultati delle prove scientifiche, delegando in tal modo ai periti la soluzione del giudizio e dunque la responsabilità della decisione. La prova scientifica non può infatti mai ambire a un credito incondizionato di autoreferenziale affidabilità in sede processuale. Va perciò innanzitutto verificato il rigoroso rispetto degli standard metodologici di analisi fissati dai protocolli internazionali, necessari a evitare il rischio di inquinamento o modifica, seppure involontari, della fonte di prova e a garantire la verificabilità dei risultati della perizia. Tale verifica deve prevedere la ripetitività delle analisi, ossia occorre che i risultati ottenuti e soltanto quelli si riproducano identici, seguendo la medesima procedura d'indagine secondo le leggi fondamentali della metodica empirica. Ai fini della decisione, questo Consiglio di guerra ha quindi inteso applicare il metodo di apprezzamento critico della prova scientifica, metodo del resto impiegato per la valutazione delle altre prove. Va considerato che per il principio del libero convincimento, nel procedimento della logica induttiva inferenziale, che consente di risalire dal fatto noto a quello ignoto da provare, ogni giudice può poi utilizzare qualsiasi elemento acquisito al processo che possa fare da ponte o collante tra i due fatti in questione e consenta di risalire da quello noto a quello ignoto secondo parametri di ragionevolezza e buonsenso. Orbene, nel caso di specie l'unico fatto noto è l'esistenza del bordereau e del traditore, bordereau mediante il quale furono rivelati al paese straniero i segreti militari relativi alla difesa nazionale. La perizia calligrafica disposta d'ufficio ha evidenziato la completa inaffidabilità del metodo seguito dalla perizia Bertillon e in conseguenza delle perizie che da essa hanno tratto argomenti di sostegno. La pubblica accusa non ha perciò fornito elementi di prova univoci mediante le perizie prodotte, idonei a fondare un giudizio di accertamento e di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, di accertamento cioè del fatto ignoto e quindi elementi idonei a ricondurre l'imputato alla paternità del manoscritto. Nell'accusa ha fornito
elementi oggettivi ai quali ancorare l'ipotesi dell'autofalsificazione, che rimane perciò una mera congettura, peraltro priva di logica rispetto a un ipotetico obiettivo di impunità, come bene riferito dal perito d'ufficio. Ma neppure gli altri elementi portati dal pubblico ministero a sostegno della riconducibilità del crimine di tradimento al capitano Alfred Dreyfus raggiungono elementi di consistenza. I testi d'accusa si sono limitati a testimoniare il loro convincimento di colpevolezza e non hanno riferito fatti precisi che consentano di attribuire al capitano Dreyfus la responsabilità per la condotta di delazione al nemico di segreti militari dei quali egli potesse essere in possesso. La conoscenza di più lingue straniere, l'essere ebreo ed alsaziano, la sua vita sentimentale passata rappresentano elementi di evidente ed assoluta irrilevanza rispetto al tema probandi del processo, costituito dalla responsabilità del capitano Dreyfus per la condotta di alto tradimento. Non è quindi possibile ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, il capitano Dreyfus colpevole di tradimento in quanto autore del bordereau. Anzi, considerata l'inaffidabilità dei risultati delle perizie Bertillon, Charavet e Saunier e la mancata consistenza delle prove d'accusa, egli va dichiarato del tutto estraneo al fatto criminale che gli è stato addebitato. Per questi motivi, il Consiglio di guerra assolve il capitano Dreyfus per non avere commesso il fatto e ne dispone l'immediata liberazione. Viva Dreyfus! Viva Dreyfus! Viva la verità! I giudici a latere dell'Ordine di Modena, Sara Pavone, Tatiana Boni, Valentino Leari, Raffaella Guarnieri, Jessica De Bona e Mauro Molesini. La stampa, Giulia Angiolini e Martina Cagossi. Le greffier, il cancelliere, Andrea Lodi. Il tenente colonnello du Paty de Clam, Vincenzo Gramuglia. Il vice capo dei servizi segreti, Henri. Emile Zola, Federica Fedorzic. Dreyfus, Biagio Monzillo. Il perito, colonnello Lago. L'accusatore, Gaetano Carlizzi. Il difensore, Vittorio Manes. Ed il presidente del Consiglio di guerra, Elisabetta Rosi. Ed infine anche un grande applauso alla regista, alla sceneggiatrice, l'avvocato Chiara Padovani. Grazie. Just on my shoulder.